Sulla 71 all'altezza della Molino Famenciano. Esatto. Abbiamo due macchine. Non si aprono le portiere, quindi abbiamo sovrapposto l'intervento. Un intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari dell'emergenza urgenza per uno schianto frontale tra due auto con a bordo anche due bambini. Fortunatamente solo una simulazione per parlare di sicurezza stradale. Usa la testa per non perdere la vita è lo slogan dell'iniziativa organizzata non a caso in uno dei tratti della regionale 71 che negli ultimi tempi è stato teatro di gravi incidenti anche mortali. Da qui da Marina per arrivare a Ponte La Chiasa ci sono stati 10 morti in poco tempo e poco più di un chilometro, che sono quasi uno ogni 100 metri. Abbiamo deciso di capire il perché ci si può essere questa situazione in questa maniera qua. L'iniziativa, organizzata da Arezzo Motori e dalla Federazione Motociclistica Italiana, si è svolta a Castelnuovo, nell'ex campo sportivo e nel piazzale di Marino. La 71 è una di quelle strade che purtroppo per caratteristiche che ha sia di traffico che strutturali sono soggette a un gran numero di incidenti. Noi abbiamo rilevato vari incidenti mortali. La strada necessiterebbe effettivamente di un adeguamento anche strutturale. Va sempre comunque detto che alla base degli incidenti c'è il fattore umano. Il 99% degli incidenti avvengono perché chi si pone alla guida di un veicolo non è concentrato, quindi è distratto. Si distrae per vari motivi e la distrazione porta a non avere più quell'attenzione che la guida di un veicolo oggi richiede. Oltre alla simulazione di incidenti, anche momenti dedicati ai più piccoli, come un circuito di educazione stradale. Perché dai giovani sono quelli che bisogna fargli capire come funziona, che poi il giovane, il ragazzo che monta in macchina con altre persone, col babbo, con la mamma, con la zia, con chi ti pare, è attento, vede il semaforo e dice: oh babbo, ma che fai? Guarda che è arrivato il giallo e poi viene il rosso, oppure guarda che c'era uno stop lì. È andata bene e servono anche per questi ragazzi, non li prendiamo proprio diciamo sprovvisti, che sono più avanti di noi se non voglia. Il cappellano della Polizia di Stato infine ha benedetto la strada regionale 71.